Odino non ci sfuggirà. Se ci riuscisse, che gli dei mi aiutino. Lo so. Falchi! No! No! Proteggi lui! Io aiuterò chi è intrappolato e poi ci vedremo alla falla! Vai! Vai, Atreus! Sindri, sta attento e resta dietro di me! Sta attento! Sono qui per combattere! Senti, posso dire... No, non puoi. Zitto e combatti. Forse un grazie? No, voglio solo... Non mi interessa cosa vuoi. Non cambia nulla. Tu mi ci hai fatto credere che non dovevamo essere nemici. Trud, tu stai bene. Mamma aveva ragione. Sei un assassino, proprio come tuo padre, e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki! Hai ragione. Hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjoldr sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché... ha ragione. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa? Sacrificherebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani, il tuo amico, la nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa, adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trud, non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto.
ma non per lui. Tu lo capisci? Ma la nostra famiglia? Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Ha detto che, restando lì, eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Papà non li lascerebbe avvicinare a nonno. Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trud. Finalmente. La ragazza! Ciao! Rud Thorsdottir! Thorsdottir? La mia amica! Attento! Rud! Combatti bene! Grazie a mio padre! È evidente! Sì, beh, grazie! Scusa se lui non... Lo so! Il nostro angelino era a sinistra! Dietro di me! Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! Bel colpo, fratello! Dietro! Ne vuoi ancora? Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci! La creatura non è intera. Così com'è, è incompleta. E non può adempiere allo scopo. Dietro di te! Ehi, dove è andato Sindri? Ha fatto la sua parte, il resto tocca a noi. Attenzione! Attenzione!
alla tua sinistra! La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jörmungandr! Torna da tua sorella. Devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi... Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io. Lontano da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio! Basta con i giochetti del cazzo! E stavolta ho il permesso di ucciderti! Non siamo costretti a farlo! Oh sì! È ciò che siamo! Non basterà! E la faccia! E tu? Tutto qui! Thor, il ragazzo crede tu sia cambiato! Dimostralo e falla finita! Basta parlare! Lotta e muori! Sei ciò che ti ha reso Odino! Puoi scegliere di... Morirete tutti! Thor, per una volta, pensa da solo, la tua famiglia è a pezzi! Basta! Non fingere di conoscerlo! Attacchi mia figlia! No! Io non... Osi fare questo a casa mia! Alla mia famiglia! Se è la fine, tu morirai per primo!
voi il ragazzo! Oggi uno di noi deve morire! Sicuramente non! Thor, non vorrebbe mai! Tu non devi nemmeno osare nominarla! Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki! Mi ha quasi convinto! Mi ha illuso che le cose potessero cambiare! Thor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, non... Chiudi quella fogna! Stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male! Non lo farò. Tu non sai... Che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori! Non più. Essere migliori. Perché non è morto? Stai parlando? E chi ti ha detto di farlo? Non devi parlare! Non devi pensare! Io penso! Tu uccidi! È un concetto semplice, cazzo! Sif aveva ragione sul tuo conto. Ero io che non volevo vedere. Che succede? Non sei più in te. Io sono tuo padre. Prendi il martello e uccidi chi ti dico di uccidere! No. Non volevo farlo. Io non... non lo volevo fare. No! Trude.
È stata tutta colpa loro. Loro hanno fatto questo a noi, alla nostra famiglia. Pare che debba fare tutto io da queste parti. Tuo figlio! Tua nipote! Perché? Trud starà bene. L'ho salvata. Thor? È stata colpa tua. Tu me l'hai messa contro. Me li hai messi tutti contro. Odino, ti prego, tu puoi fermare tutto questo. Puoi fermarlo tu. Dammi la maschera. Certo, fidarci di te è grande idea. Arrivi qui e mi metti contro la mia famiglia? Hai iniziato tu! No! Tutto è iniziato molto prima che tu arrivassi! Non sei niente! Una piaga! Assassino di dei! È questo che volevi, vero? Il tuo scudo, fratello, usalo! Tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Spero sia esattamente quello che volevo. No, non è ancora finita. Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa ti avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Ma ora mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me. Ora vai. Eccola la mia Frigg. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. Ah, marito mio. Hai sempre avuto sete di sapere. Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto.
Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amata, lo sai. Tu non hai mai amato nessuno! Padre! Freya! Ce l'hai fatta, Loki! No, 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 no! No, basta combattere, no. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Groa ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. Tu sei nato per questo. Mettiti la maschera, Loki. Falle la domanda. La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Perché hai fatto questo? A che cosa hai servito? Tu hai scelto di essere niente! Così sia. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Frigg? Anch'io! È troppo tardi! Via! Onni rompicoglioni! Come mi hai chiamato? Chiedilo a Bro! Certo, continua pure a dimostrare il tuo potere. Ti tengo d'occhio, figlio di puttana. Le frecce! Fatto! Non capisce! Rock! No! No! Hai rovinato tutto!
tutto il mio lavoro! Tutto quello per cui ho ucciso! Volevo solo risposte! Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo! A che è servito? Le frecce! Rispondi, Loki! A che è servito? Occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ti è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Si ha sempre una scelta. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan. Sofna. Sofna. Che ne facciamo di lui? Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Che è arrivato. Non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Ragnarok, è qui.
Seguitemi, presto! Igdi! Nat! Va con loro! Freya! È ora! Dove devi arrivare. Mamma. Eccolo. Svegliati, Atreus. Svegliati. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Grazie, Eir. Mamma, basta, sto bene. Zitta. Trud. Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... mi dispiace. Thor... lui... ci ha provato, lo sapete? Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero... possiate trovare pace nel sapere che Odino è morto. È proprio così. Loki. È stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard? Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. E io collaborerò con il Disvini per portare gli altri Asgardiani a Vanheim. Per la ricostruzione. Spero che per loro sarà un nuovo inizio. E per voi. Oh, Trud. Spero tu possa trovare ciò che stai cercando. Buona fortuna. Ciao, Loki. Sii forte. Entrambe le tue armi si sono danneggiate? Non troppo, credo. Giusto qualche graffio qui. Beh, poi possiamo farne con una. Ah, Ugin ce l'ha fatta. Buon per lui. Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda... Loki! Ehi! Nonostante la botta in testa ti ricordi ancora di me. Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso. Forse non eri nemmeno tu. Insomma, ecco, sono davvero felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente. Di questo passo ci saranno stuoie per tutti. E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia. Ci sarà cibo per tutti quanti. Ma va. Ti giuro. Ehi, grazie davvero di tutto. Non ce l'avremmo fatta senza te e i tuoi amici. Già, certamente. Vorrei che avessimo salvato più persone. Loki, sei stato bravo. Grazie, Skjoldr. Stammi bene, ok? Ehi, hey, mi conosci. Qualcuno ha visto delle coperte in più? La neve si sta sciogliendo, ma farà comunque un freddo caldo. Ah, eccolo qua!
Brindiamo anche al ragazzo! Skoll! Salute! Skoll! Non saremmo qui se non fosse per voi. E per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dov'ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo, ma quell'uomo era molto diverso. Mi ha conquistato, poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è vero. E il suo fascino. Va bene, basta, o scoppierò in lacrime un'altra volta. Scusate, devo trovare mio padre. Attento, eh! Vi ricordate quando la vecchia prese fuoco? Sono felice che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai? Sei proprio nato per quell'arco. Sei un guerriero formidabile, ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo. Atreus! Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. Ah. E che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... beh... praticamente... un secondo padre. Ragazzo... No. Voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Illisvini. So che sei diretto a Vanai, con gli Aesir. Proprio. Ed è carino qui, eh? Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. Magari dopo troviamo un regalino. Ok. Vado. Chi è, eh? Sì, lo conosciamo. Uno di questi giorni ti sorprenderò. Beh, l'hai già fatto. Eri in buone mani. Grazie di averci salvato. Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ti capisco. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io però... non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Tutti e due. Io... non voglio intromettermi. È anche per te.
Atreus, sono felice che stai bene. Vale anche per me. Allora, come va a finire la storia? Cosa? Prima del Ragnarok. L'avresti finita se mi fossi addormentato. Quando Morte giunse, chiese al vecchio perché l'avesse chiamato. Nel vedere Morte di fronte a lui, il vecchio volle riconsiderare la sua richiesta. Poi chiese a Morte di aiutarlo a caricare dei tronchi sulla schiena, in modo da proseguire il suo viaggio. Non voleva morire. Voleva vivere ancora. Fuori c'è un sacco di fumo. Dopo la sconfitta di Asgard, alcuni suoi pezzi sono caduti nei regni. Forse da quelle parti ci sono ancora Ainerir. Ma non è questo ciò che voglio mostrarti. Madre. Il mio altare a Jotunheim. È stata lei a distruggerlo. Voleva nasconderci il nostro fato. Abbiamo forgiato la nostra strada grazie a lei. Si è messa contro la sua gente. La nostra gente. Per proteggermi. Non tutte si aprono. Mi dispiace. Padre, io ti devo parlare di una cosa. Ci sono altri giganti da qualche parte. E io li devo trovare. Credo di sapere dove cercarli, ma loro sono responsabilità mia. E devo farlo da solo. Non voglio farlo da solo, ma devo farlo. È difficile da spiegare. La cosa ti spaventa? Sì. Dunque è per questo che devi farlo. Come mi hai insegnato? Sì. Siamo sopravvissuti oggi grazie a ciò che hai scelto. Di chi fidarsi, chi considerare amico. Figlio. Sei pronto? Non dimenticare la promessa. Loki partirà. Atreus. Atreus resterà.
Che facciamo? C'è ancora molto da fare. Molto da ricostruire. Volete unirvi a me? Sì. Lo faremo noi. Insieme. Freya, credo sia il caso di parlare di Genna. Non dobbiamo parlare di lei, dobbiamo trovarla. Ma Odino ha scelto lei come nuova regina delle Valchirie. Una dea Vanir, tua amica. Genna giurò fedeltà ad Asgard tempo fa e da allora non siamo più amiche. Cosa accadde? Feci una scelta che lei non voleva accettare. Kratos mi odia. Sarà un problema per noi. È meglio trovarla prima che lei trovi. Brindiamo anche a questo bel ragazzone! Skål! Skål! Direi qualche decina per campo. Le famiglie staranno unite, ovviamente. Sii forte, Kratos. Grazie.
Lo apprezzo molto. Noi porteremo tutte le scorte possibili, ma saranno poche. Non ti preoccupare. Chiunque in grado può uscire per prenderne altre. Aesir e Bani. Insieme. Generale, Lady Freya, Mimir, Milady. Skjaldmaer. Blessadur, hai già trovato la traditrice Gna, cara Freya? Non ancora. Presto. Un'ultima cosa. Le nostre condoglianze. Per cosa? Per la tua famiglia, tuo fratello. Non volevamo essere indiscreti. È stato molto tempo fa. Ricordi in rovina. Mi sorprende che ne siano rimasti ancora. Avresti potuto dirmelo, avrei capito. Io... Ciò che è fatto, caro Mimir. Apprezzo le tue parole. Dove andiamo? Potremmo occuparci delle faccende in sospeso nei regni. O esaminare quei pezzi di Asgard. Comunque sia, noi ci siamo, fratello. Lunda ha anche detto che ci sarà un raduno in onore di Brock alla taverna di Rab a Svartalfheim.